Sapete questo rapporto così bello che stiamo creando tra Napoli e Milano, quindi io non mi inserisco in una polemica sterile che può essere fine a se stessa. Quello che dico è che noi abbiamo il teatro più antico del mondo, noi abbiamo secondo me uno dei teatri più belli del mondo, per me il più bello, però potrei sembrare di parte essendo sindaco di Napoli. Che ci sia, come dire, una differenza di trattamento tra Milano e Napoli nella comunicazione è sotto gli occhi di tutti. Cioè, lo sappiamo perfettamente, che non c'è la stessa attenzione tra Napoli e Milano. Anzi, c'è una grande attenzione per Napoli quando magari succede sempre qualcosa di negativo, anche se accade a 50 km da Napoli, si dice che un omicidio è accaduto a Napoli. Se accade a 50 km di Milano si dice il comune dove è accaduto il fatto negativo, non si dice Milano. Che poi ci siano anche il mondo delle imprese e dei privati che investono nei confronti della Scala, che è più ricca, danno più soldi, e lo stesso ente che sponsorizza per il Teatro San Carlo, che ha meno soldi, da meno. Ricordo il caso di Banco di Napoli, che adesso non è più Banco di Napoli, quando appunto andai a vedere i bilanci del San Carlo, dava milioni di euro alla Scala e centinaia di migliaia di euro al Teatro San Carlo. Ma noi non ci lamentiamo, ecco, quindi io non mi lamento. Credo che Napoli è arrivata in vetta per cultura, turismo ed energia con la sua autonomia e con la sua forza. Queste cose vanno sottolineate. Quando il paese si accorgerà che Napoli sta diventando sempre di più il motore dell'energia umana e della passione del nostro paese, forse cominceranno a riempirsi carichi di meraviglia. Ma non hanno interesse a farlo, perché gli equilibri geopolitici, finanziari ed economici sono sempre a trazione centronordista. Nonostante questo, noi andiamo avanti e creiamo ponti di amicizia con Milano, col sindaco Sala, che ha esattamente il pensiero come il nostro di lavorare per la coesione e non per metterci gli uni contro gli altri. Sono quelli che stanno al centro che si dovrebbero ricordare di crearla, questa coesione, e non dividerla, dall'informazione pubblica alle leggi di bilancio, a quando si fanno i tagli e le sforbiciate, a quando si danno le risorse, a quando ci sono le discriminazioni territoriali. Che il Sud sia discriminato non lo scopre certo il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, è assolutamente evidente, ed è per questo che io sto lottando come un forsennato da 8 anni e mezzo, anche senza soldi e con tutte le discriminazioni, a portare Napoli al top internazionale come questa città merita.